Smith, anche tu di questo importante riconoscimento, entri nella Hall of Fame, ti chiedo che effetto ti fa, perché hai vissuto Firenze in due diverse fasi della tua carriera, però hai sempre lasciato il segno. Ma diciamo che fa, è chiaro che fa molto piacere, perché entri nella storia di una squadra che comunque è una squadra importante e sono contento di essere entrato nella storia. Poi è chiaro, io sono stati due fasi a Firenze, la prima parte che magari mi ha consacrato da giocatore veramente internazionale, invece la seconda parte diciamo che mi ha rigenerato da un giocatore finito, quindi comunque devo tanto a questa piazza, a questa città, e quindi mi fa sempre molto piacere tornare qua. Senti, lunedì partita che per te rappresenta una parte di cuore, credo importante, Inter-Fiorentina, dicevi che sarà una partita tosta, fra l'altro fra due attaccanti, Icardi e Kalinic, che credo ti piacciono. Sì, è chiaro, penso che sono un po' differenti, perché Icardi è un attaccante proprio che vive più per il gol e diciamo che è più portato a fare tanti gol, mentre Kalinic ne fa dei gol, però diciamo che aiuta molto anche più la squadra, sono un po' differenti. Sarà una partita tosta perché l'Inter viene da un'altra brutta figuraccia e quindi dovrà rifarsi, la Fiorentina allo stesso tempo deve recuperare punti, e quindi sarà bello, come tutte le partite di Serie A tra due squadre di alto livello, guardarla e vedere chi vincerà la fine. Sentivo che elogiavi Belotti, perché lo conosci anche, è un attaccante che sta facendo bene nel Torino, ma anche in nazionale. Può essere, scusami, il tuo erede da questo punto di vista? Ma non lo so, però è chiaro che è un ragazzo che merita, un ragazzo intelligente, un ragazzo a posto, è un ragazzo che si sta facendo conoscere per i gol e non per altre situazioni fuori dal campo, e quindi mi piace. Penso che ha tutte le caratteristiche per essere un grande attaccante, è stato bravo il Torino a puntare su di lui e penso che sta dimostrando di essere veramente tra i migliori attaccanti d'Italia. Ecco, un giudizio sul momento della Fiorentina. Ma la Fiorentina fa grandi partite a partite meno belle, composta da giocatori giovani di prospettiva, è chiaro che deve trovare un po' una sua identità e quindi magari anche certe partite importanti possono aiutarlo a farla crescere. Un giudizio invece su Paolo Sousa e che allenatore è? Io non lo so, perché io non l'ho mai avuto Paolo Sousa, quindi faccio fatica a giudicarlo. Mi parlano tutti molto bene, penso che ha dato una bella via di gioco alla Fiorentina. È chiaro, però come tutti gli allenatori vengono un po' giudicati dagli risultati. E quindi staremo a vedere un po' come si comporterà da qua in avanti. Babacar, come lo vedi, come sta crescendo? Babacar penso che è un attaccante forte, ha fatto bene, è chiaro che non giocando con continuità magari fa un po' più fatica a trovare magari anche delle sicurezze, però penso che agli attaccanti così gli va dato modo anche, bisogna dargli del tempo, perché comunque penso che le qualità ci sono e quindi anche dargli le possibilità di esprimerle. Ti piace il lavoro di Ventura in nazionale? Ha dovuto, credo, stravolgere un po' quello che era anche il lavoro di Conte. Ma non lo so, io anche tutta questa, sinceramente, per come la vedo io, la nazionale deve essere un punto di arrivo che te la devi sudare, e quindi a volte vedo troppa facilità che questi giocatori arrivano in nazionale, che magari si mutano la testa, a volte si sentono già da nazionale. Penso che è una cosa positiva aprirla, però io mi ricordo che prima di arrivare in nazionale, se non facevi dei gol facevi fatica ad arrivarci. Adesso invece vedo giocatori che con molta facilità ci arrivano, e siccome molti giocatori non li vedo con la testa giusta, magari si possono un po' montare la testa, tra virgolette. Quindi mi piacerebbe ritrovare più una nazionale che sia veramente difficile da raggiungere, perché così quando poi la raggiungi cerchi di tenerla stretta. Tra questi c'è anche un giocatore come Federico Bernardeschi, la nazionale della Fiorentina, è giovane, come si sembra? Bernardeschi ha già fatto delle partite, non è che ci è arrivato tanto per arrivare, gioca in una squadra importante, sta giocando, sta facendo bene. A volte vedo che adesso è troppo facile raggiungere la nazionale rispetto a qualche anno fa, dove quando c'eravamo magari noi, che dico noi, quando giocavamo noi in nazionale era un punto d'arrivo, ma per arrivarci dovevi fare veramente qualcosa di importante. A volte vedo che adesso è troppo facile raggiungere. Luca, qual è il gol più bello, quello che ti ricordi con piacere in maglia viola? Ma guarda, io ho avuto la fortuna di farne tanti e ogni gol è particolare, perché magari c'è un gol che lo aspetti, che non ti arriva da tanto tempo, un gol importante in un derby, e quindi un attaccante... Per fortuna ne ho fatti tanti e quindi è difficile anche dire un gol veramente bello, perché comunque quando ne fai tanti ognuno ha il suo valore, ognuno ha il suo periodo, bisogna vedere da che momento viene, quindi sarebbe un peccato dire solo un gol. Grazie Luca. Prego. Grazie, Luca.